Ciao a tutti ragazzi, Bella lì e ben trovati sul mio canale per un nuovo video di Dead by Daylight. Dunque, oggi ho deciso di portare le build migliori per la malattia. E metto già tra parentesi le build migliori, secondo me, per la malattia. Poi ognuno si crea il suo set e quello che volete. Quindi sono molto buone. Vediamo un attimo, ora ve le farò vedere. Vi ho già spiegato la malattia, come funziona il potere tutto. Avevo fatto un video, appunto, una videoguida riguardante il killer. Se volete la trovate nella playlist. Quindi, tra l'altro bellissima questo costume, questa skin, guardate che bella che è. Allora, è un killer molto sottovalutato lei. È un killer molto sottovalutato, secondo me invece è molto buono come killer. Certo, non è magari paragonabile per dire a un Araldo a livelli alti o un Oni, però è un killer comunque che può mettere molta pressione se usato bene e con le giuste competenze. Quindi io vorrei farvi vedere due di build. La prima è questa. Allora, qua dovete mettere aumenta l'efficacia della purificazione abbiettiva del 40%, che vuol dire che quando intossicati i sopravvissuti appunto ci mettono meno tempo a passare da sani a feriti. E qua ci andiamo a mettere, che ovviamente devo trovarlo adesso. Dove cazzo è? Aumenta il tasso di carica di purificazione abietta e purificazione corrotta del 50%. Cosa vuol dire? Che quando vomitiamo praticamente la barra si carica più velocemente, quindi rilasciamo prima il vomito. Eventualmente può essere utile anche questa, aumenta la velocità dei getti di vomito del 10%, Potrebbe essere molto buono anche questo, Insomma, ha tanti accessori forti alla malattia. Eventualmente dopo ce lo potremmo provare questo. Comunque, questi due, poi tanatofobia. I sopravvissuti con la malattia tendono a stare feriti. E quindi se stanno feriti in 4 hanno il 20% di penalità alla velocità di riparazione, sabotaggio e purifica totem. Intervento corrotto comunque ci serve un perk di protezione, che vabbè, tra l'altro è proprio esclusivo della malattia intervento corrotto. Vedete? Poi, barbecue chili, vabbè, l'avevo messo per fare i punti. Qua ci mettete Hanging Go. Eccolo qua. E qui Discordia, questa è la prima build che voglio mostrarvi, sostanzialmente buona perché appunto avete tanatofobia, intervento corrotto, Hanging Go comunque aiuta e Discordia ci sta bene perché se dei sopravvissuti vogliono finire velocemente appunto un gen, viene evidenziato in giallo se sono lì in due o più e andate lì e lo scalciate se avete appeso ovviamente qualcuno al gancio. La prossima poi che vi farò vedere, ne parleremo dopo, il problema è che la competenza che mi serve, cioè, a dire il vero, non è al massimo. Ce l'ho, mi sa. Dove cazzo è la. Ecco, vedete, ce l'ho a livello 1. Questa poi ve la farò vedere dopo. Che ci sta bene anche sulla malattia. Cerchiamoci la partita e vediamo come va. Poi, sempre il solito discorso. Dipende dai survivor, anche dalla loro bravura, dalla mappa che esce, da tante cose dipende, no? Però comunque di base questi sono delle buone competenze per la malattia. Non ci credo, l'ho trovata senza il cosplay? Però devono comunque entrare altri due persone. Discordia, fanculo, va bene anche all'uno. Volendo ci stava bene anche rovina qui, ragazzi, però rovina poi ve lo fa saltare, quindi eventualmente rovina lo andrò a mettere dopo. Se premiamo il triangolo, ragazzi, giochiamo. Guardate la bocca senza che gli mancano un botto di denti. No, la malattia anche a livello di design secondo me ha fatto un ottimo lavoro, è veramente bella. Veramente un bel killer secondo me a livello estetico. Ce la fanno? Ah, mamma mia, quando hanno le dita paralitiche.
O dobbiamo cambiare qualcosa all'ultimo? La combinazione sì, l'ho fatta giusta. Strano, pensavo che mettevano le torce. Allora, ovviamente il mio consiglio quando iniziate la partita con la malattia è questo: andate diretti a una pozza corrotta, che alla fine non è sprecata, perché se poi vedete un survivor potete colpirlo con il vomito e dopo sarà più facile, perché avete appunto la purificazione corrotta subito e potete tirarlo giù magari velocemente. Questo è il mio consiglio per l'inizio della partita, o eventualmente se volete usare la purificazione abietta fatelo. Vediamo, speriamo esca una buona mappa. Dai, se mi va bene, la mia mappa preferita. Allora, quindi, subito bere qua. Ingestione corrotta e via. Qua tra l'altro però si potrebbero nascondere, ragazzi. Il problema è che potrebbero rimanere nascosti o addirittura andare nei pupazzi di neve. Oh, uno l'ho visto, vediamo dove va. Ah, non fatevi stordire. Non fatevi stordire perché perdete il potere. Presa. Vediamo se tira il pallet. Presa. Vedete? Funziona molto bene. Dovete ovviamente stare attenti. Se io mi facevo stordire, perdevo il potere. Perdete la... Non mi viene il nome adesso. Insomma, il vomito corrotto. La purificazione corrotta se vi fate stordire. Quindi... Attenzione. Anghingo. Vediamo se qualcuno sta lavorando a qualche gen. Quello no, mi sa l'altro. Mi sa che me lo finiscono anche. Eh no, oddio, si sta lasciando. Non gli è andata bene che l'ho presa subito, avete visto? Beh, in questo caso ne approfitto e vado al gancio. Guardate che si stava lasciando. Ma non l'hanno salvata, però non gli è andata bene che l'ho presa subito, evidentemente. Oh, non mi sembra di... ho giocato bene. È giusto che l'ho presa subito. È andata nel pupazzo, che stupida. Tra l'altro, sapete qual è il bello? Che potete intossicarli a loro anche se sono nei pupazzi. Guardate, questa è già ferita. Arria! Lei dice arria la... La malattia dice arria ogni tanto quando viene stordita. Va alla finestra, dite. Ok. Appendiamo questa perché l'altra potrebbe avere il decisive. Troppo bello, quando la stordiscono mi fa morire la malattia. Dopo ve lo faccio vedere che fa arrea. Che sembra minchia Ryo Sakazaki di The King of Fighters, che dice orrea. Ma l'hanno alzata, cioè a breve mi sa che la alzano. Darking 923. Vedete? Però non mi interessa, adesso lo prendo se riesco. Bene. E questa ci saluta adesso. C'è un gancio qua? No, lo porto là. Potrei non fare in tempo, ragazzi. Hanno bevuto. Vi ricordo che quando bevono le pozze potete andare a prendere la purificazione corrotta. Non gli conviene bere però adesso. A 5 gen già bevono. Non hanno fatto gen, bevono. E comunque io sono in vantaggio ora. E tra l'altro posso andare là volendo a scalciare il gen, perché ho Anghingo attivo. Merda. Ho scalciato sto cazzo. Però vediamo dove sono. Di qua. Vediamo cosa fa. Vedete qua è brava. Sfrutta il pallet, ma noi non dobbiamo fare il suo gioco, dobbiamo rompere il pallet. Ria.
perché sennò questa, quando ci sono i pallet non sempre riusciti a prenderli. Allora, anche in go mettiamolo qua. Ria. Hanno bevuto, vediamo se stanno facendo altri gem, probabile che stiano facendo quello lì dentro. Però posso bere ancora, alla pozza. L'hanno salvata, adesso torno là, ragazzi. Con la malattia ci sta bene anche tannellare, perché abbiamo il vomito di sangue, quindi ci sta andare a prendere il survivor. Come no, non t'ho visto, ma va. Il vomito comunque è una bomba, ragazzi. Il potere della... Sì, brava. Dov'è che va? Sì, va lì che non serve a niente andar lì. Rua! È un killer, ripeto, che io adoro la follia, mi piace molto. Allora, dobbiamo andare a un gen adesso. Quella pozza aspetto a prenderla, ragazzi. Anche se, oddio, potevo prenderla, il potere è quasi finito, a dire il vero. Stanno facendo, dite, quel gen là? No. A breve andranno a salvare. Forse stanno facendo quel gen là. Sì. Merda. E sapete cosa potete fare eventualmente? Intossicare gen. Di modo che loro si intossicano poi quando vanno a toccarlo. E adesso vado a bere alla pozza corrotta. Probabilmente adesso andranno a salvare, cazzo. Anzi, mi stupisce che non siano ancora andati. Mi stupisce la cosa. Anche perché sono in due. Là ho fatto regredire il generatore. L'ho fatto andare in seconda fase. Cioè, non mi piace camperare, però ho la partita praticamente in pugno, non vedo perché non dovrei camperare. Poi gli altri sono stupidi che non vanno a salvare, cioè, nel senso. Ria! Guardate come va il getto, avete visto che bomba? Ria! Ma c'è stata brava, dove è andata? L'ho persa! Beh, vedete, mi sono fatto stordire. Yeah! È stata brava a schivare il getto, è una puttanata perché in teoria non l'aveva schivato, però... Non so come cazzo abbia fatto a schivarlo, questa avrà decisive. No! Pure mi sembrava di averla presa. Riera! Fuori due. Allora, quel gen là probabilmente riescono a finirmelo. Mi raccomando, lì ho sbagliato, non fatevi stordire appunto quando avete la purificazione corrotta, altrimenti perdete il potere. Piuttosto fateli tirare il pallet e poi lo rompete. Tossichiamo questo giusto per rompere i coglioni. C'è anche un accessorio che fa durare più l'intossicazione, i geni e così via. Tra l'altro potete intossicare anche gli armadietti, guardate. Se non sbaglio. Sbacchiamo questo. Rua. Queste cos'è? Si stanno nascondendo perché no, cos'è? Non gli sta bene che sto vincendo. A volte lo fanno i survival, è una cosa che odio. Cosa fanno? Si nascondono, tipo una volta mi è capitato che dei survivor si sono nascosti 20 minuti. Ma così fanno perdere tempo inutilmente al killer, non che voglia c'hanno di stare nascosti 20 minuti, cioè io mi romperei i coglioni. Io piuttosto mi faccio ammazzare dal killer se vedo che la partita ormai volge verso la sua parte. Ria! Madonna, che stupidità, ragazzi, che stupidità, veramente. Brava.
Questo vuol dire essere cancri, a mio parere, perché perdono tempo per nulla. Cioè, per quale motivo mi dovrebbero far perdere tempo? No, ma va, non lo so che sei lì dentro. Quale sarà? Qua. Ah, è vero, c'ha la frontale. Ria! Arria! L'ho presa? Fatto ti faccio tirare tutti i pallet. Brava. Sì, sì, tira, tira. Tira i pallet. Tanto i pallet finiscono, ragazzi, quindi... Non vedo perché non romperli. Non vedo perché non farglieli tirare. Quasi, cazzo. Madonna, questa è veramente una player... Non si gioca così a DVD. Questo è un tutorial, ragazzi, su come non giocare a Dead by Daylight, questo, ragazzi. Va alla finestra. Beh, fa in tempo, fa in tempo. Questo è un tutorial su come giocare male. Camperare i pallet e giocare... Giocare da toxic. E questo, come potete vedere, comunque poi non serve se il killer sa un minimo giocare. C'era in giro... Eh no, io li ammazzo tutti. Orria! Guardate, avete visto come si è... Ria! Come si è impettata subito, appunto, per quell'accessorio che gli ho messo. Cioè, camperare i pallet non serve. Lì poi ho sbagliato, però avete visto che quasi l'avevo colpita. Camperare i pallet serve a poco. Pensi che non ti appendo? Eh no, invece ti appendo. 4 su 4, ragazzi. A meno che non abbia liberazione. No. Come vedete, si mette una marea di pressione, con questa build. Poi, sì, i survivor non erano bravissimi. Anche quello è vero. ...50.000 punti. Allora... Un rank 3, gli altri sì, infatti non erano bravissimi. Decisive... Tempo prezioso, decisive... Cioè, un rank 3 con 2 perk... Solo con 2 competenze e niente, nemmeno accessori. Vabbè, buon per me. Quindi, come avete potuto vedere, questa combinazione è una bomba con la malattia, secondo me. Veramente una bomba. Quindi, segnatevela. Tanatofobia, intervento corrotto, Angingo e discordia. Poi, emetico, infetto e olio spalmabile. Adesso, ragazzi, io vorrei liberare un attimino la tela per vedere se mi esce una roba. Non credo però mi esca, sinceramente. Sto cercando una competenza da pentimento. Vorrei pentimento almeno a livello 2. Eh no, non me l'ha data. Perché adesso non mi va di spendere troppi punti sangue. Mi stanno spammando un invito, ma sto registrando, quindi non posso andare a giocare. Allora, niente, ragazzi, mettiamo sempre i punti. Vorrei provare una cosa qua, mettiamo, ma questo comunque è buono. Eventualmente, fatemi pensare una cosa. Allora, aumenta la velocità dei getti di vomito del 10%. Questo sta bene in combo con questo qua, Però è meglio tenere questo. Questo più... Vorrei provare questo, aumenta la velocità dei getti di vomito del 10% in combo con questo. Poi vabbè, avevo già fatto vedere questo, sigillo ridicente, è una bomba in coppia con questo. Praticamente quando finiscono il gen... Vi si attiva la purificazione corrotta quando ogni volta che viene terminato un gen, vedete?
però vi riduce di 20 secondi la purificazione corrotta, appunto, che si compensa con questo che vi aumenta di 20 secondi la durata della purificazione corrotta. Anzi, visto che non so come potrebbe andare questa partita, facciamoci questa combinazione. E se ho tempo poi provo l'altra. Questo più questo qua. Ora, qua, allora, appunto, l'altra roba. Potrei eventualmente togliere Discordia, ragazzi, che però è un problema perché appunto non vedo poi dove sono i sopravvissuti a lavorare sui gen. E potrei mettere appunto, però vedete, questo ovviamente voi mettetelo una volta che ce l'avete a livello 3, può essere molto buono con la malattia, quello appunto pentimento, è la competenza dell'artista, e secondo me ci sta bene su di lei, eh. Poi devo capire se si cumula, no? Cioè se si cumula con tanatofobia. Questo non lo so, a dire il vero, eh. L'altra volta ho letto di sì, ma non lo so. Anche perché figa, avrebbero la penalità di riparazione del 50%. Questo qua, a livello 3, riduce la velocità dei survival di riparazione del 30%. Più tanatofobia se sono tutti feriti, minchia, al 50%. Quindi, boh. Comunque, mettiamolo. Hanging Go, però, cazzo... Hanging Go mi servirebbe. Potrei mettere rovina. Cioè, a dire il vero preferirei Discordia, però... Beh, alla fine, però, prima abbiamo giocato solo con intervento corrotto, come perk di copertura gen. Però sì, Hanging Go ce l'avevo. Proviamo così, va? Proviamo così. Vi ricordo poi, se vi fanno i totem, di andarli a riaccendere appunto per attivare la riduzione della velocità di riparazione di sopravvissuti, eh. Tanto i totem poi li vedete in bianco. A volte capita che non si vedano, non so il perché, sinceramente. Benissimo, let's go. Pico De Marco. Sì, la dovrei rivedere un attimo poi questa qua. La build qua, eh. Cioè da sistemare magari qualcosina. Ma poi ormai con tutte le competenze che ci sono, ragazzi, veramente potete un po' sbizzarrirvi per quanto riguarda appunto il set dei killer. Vi sto facendo vedere quelli che secondo me che possono veramente funzionare bene con la malattia. Speriamo anche ora che esca una buona mappa. Perché se mi esce una mappa del cazzo... Potrebbe ovviamente... che mappa di merda, che mappa di merda. Oddio, per una malattia non so, magari anche buona, però insomma... Questa è una mappa pro survivor a bestia, ragazzi. Andiamo a bere, va. Probabilmente sono sui survivor. Questa mappa potrebbero... Potrei fare anche 0 su 4. Vediamo. E c'è da dire che ora i survival potrebbero stare nascosti, eh. E aspettare che mi finisce appunto la purificazione corrotta. Ok, uno è là. Al pallet sicuro va giù. No. Non l'ho preso. No, sto giocando male. Deve tirarlo a breve il pallet. Vedete? Che non serve con la malattia il pallet. Spacchiamolo. Però cazzo, l'ho finita la purificazione. Adesso mi tiene qua in loop, guardate. Gli facciamo tirare anche questo. Qua hanno troppi pallet, ragazzi. Cioè, guardate quanti pallet hanno, capite che... Cioè, guardate, dai. Guardate che roba.
Cioè, capite che è una roba sgrava? Ria! Cioè, è una roba veramente imbarazzante, una roba veramente senza senso sta cosa. Hanno una marea di pallet, una marea di loop, grazie al cazzo che... Guardatelo dov'è. Stavolta però lo frego, eh. Dai. Ma va rotto i coglioni. Ho perso una marea di tempo, eh. Una marea. Troppo tempo ho perso. E non fate questo errore, non fissatevi sui survival, andate anche agli altri gen. Perché adesso me ne partiranno altri due. Ok, allora questo qua aspettiamolo. Ok, hanno salvato. Però non lo tannelo. Ok. Ria! Questa l'ho ferita subito almeno. Guardate il pallet. Niente pallet. Ria! Brava. Riara. Ma che palle. Che palle ste torce. Senza le torce non sanno giocare. Questa lo prendiamo. Ma ho sbagliato. Ora però finisce il gel, ma mi arriva la purificazione corrotta, eh. E quindi potrebbe essere molto buono. Ma dov'è? Ma è là che stava finendo il gen, cazzo, sono un coglione. E no, posso scalciarlo, benissimo. Vedete che il Gingo aiuta comunque. Andiamo a riaccendere il totem, ragazzi, però non se ne devono accorgere. Vediamo dove sono andati. Questa è veramente una mappa, una delle mappe peggiori del gioco, a mio parere. Roa! Ma... scusate, ma... guardate questa! Madonna! Madonna, ma avete visto cosa stava facendo? Ma... vergognoso. Stava camperando quel pallet lì. Questo è bravo, potrebbe farmi perdere una marea di tempo, eh. No, qua non si riesce. Qua questo loop è troppo forte, però... ok. Alcuni loop devono decisamente rivederli. Ho il coso, vedete, però, ora ho il vomito corrotto. Però, no, questo mi fa perdere troppo tempo. Sta usando... sta sfruttando i loop rotti del gioco. Cioè, i loop che non dovrebbero veramente assolutamente mettere. Potrebbe esserci qualcuno qua? Dov'è? Qua. Merda. Ho sbagliato. Sto giocando anche male. Considerate quello. Ria! Roa! Si è incastrata, speriamo di riuscire a... ok. Poi devo andare assolutamente a bere un'altra pozza. Sì, ma come stanno abusando delle pozze, così me le danno tutte. E in più quando finiscono i gen, appunto, mi si attiva in automatico. Comunque forse era meglio l'altra... qua mettiamo subito Angingo. Ha salvato subito.
Avrà il decisive questo. Ria. Quello al decisive io lo lascio giù. Non voglio rischiare. Oddio, potrei prenderglielo. Farglielo tirare, dai, sì, facciamogli tirare questo cazzo di decisive, va. Se no piangono. No, non ha il decisive. Mi aspettavo un colpo decisivo, o forse... Ok, e questo ci saluta. E ora noi andiamo bellamente a prenderci... Lazzo, hanno finito quasi questo. Ah no. Quello là in alto, però... Poi ce n'è uno dove? Qua dovrebbe essere. Dov'è che è? Merda. Proviamo ad andare su a vedere quel gen lì. Questa mappa devono decisamente sistemarla comunque, perché è una mappa sgrava. Cioè, è una mappa troppo pro survivor. Perché non è esploso il pupazzo? Dite che qua sotto stanno facendo sto gen qua? No. Alcune mappe, alcuni loop vanno tolti, vanno sistemati. Poi sì, è il killer ovviamente che deve andare via dal loop, però cazzo, anche un killer bravo ci mette 2 ore a prendere un survivor in alcuni loop. Guardate come stanno nascosti. Là sono. Hanno sbagliato uno skill check, presumo. Vista. Rua. Dove è andata? L'ho persa di vista, ragazzi. Cazzo è andata? Nell'armadietto, dite? Porca puttana, l'ho persa di vista. Qua ci si confonde. Ma perché non si rompe? Col vomito di sangue di solito si rompe. Tra l'altro non c'ho un gingo, cazzo. L'ho persa proprio di vista, perdonatemi, a volte capita. L'ho colpita, non ho visto più dove cazzo è andata. Infettiamo questo. Probabilmente staranno lavorando anche agli altri gene. Vediamo se è tornata. Se è tornata al gen lì. Potrebbe essere, potrebbe sì, potrebbe no. Sì. Buongiorno. Non hai più i pallet. Adesso senza i pallet cosa fai? Sì, ne avrai qualcuno qua, ma dove vai adesso? Sì, vai, vai al pallet. Ah, ho sbagliato. No, l'ho preso. Vieni da Papino, vieni, vieni da Papino. Ma... Devo subito andare poi a mettere Hanging Go a quel gen là, ragazzi, perché è quasi finito e lo devo assolutamente fare retrocedere. Secondo gancio, qual era, cazzo? Quello o quello? Ricordatevi i gen questo. Merda, merda. Questa è la bomba, devo riscalciarlo. Rio. Guardate che camper al pallet, la vedete? Madonna, qua ho sbagliato io. Madonna che scarsa, questa deve morire. Quanto è scarsa. Quanto è scarsa questa, ragazzi. Veramente, questa è di una scarsità sta survivor che deve camperare i pallet. Toh, campera sto gran cazzo. Là ho sbagliato anch'io, potevo tirare. Ho sbagliato il mind game anche. Vieni qua, va. Beh, se mi finiscono il gen, comunque dopo mi si attiva la purificazione corrotta nel caso. Era quello là? Quello là in fondo o questo qua? O Hanging Go, però lo finiscono, cazzo. Questo, quel pallet là lo devo assolutamente spaccare poi. No, quello l'ho già fatto regredire. Probabilmente ce ne sarà un altro poi. Dov'era il pallet questo? Fuori dai coglioni. Allora, dicevo, proviamo ad andare a quel gen là. L'hanno salvata, no?
Vabbè, regrediamo questo, ragazzi. Oh, sei invisibile, guarda, sei invisibile lì. Sei proprio invisibile, guarda. Ok, l'hanno salvata, potrei andare a vedere se effettivamente ha il decisive. Ma visto quanto è scarsa con la survival, sicuramente si è messa al decisive. Perché, secondo me, non sa per niente giocare. Più che camperare i pallet e così non fa. Roa! Ti lascio giù. Ti lascio giù. Questo è un loop forte. Questo pure. Non è che ci voglia tanto, questo è bravo a loopare. Devo andare a riaccendere il totem, cazzo. Facciamoli tirare al decisive, eventualmente ce l'avrà sicuro. No, non ce l'ha. Benissimo. Dopo vado a riaccendere il totem perché non c'è più la penalità sui gen, giustamente. Adesso lo vado a riaccendere. E c'ho anche in go. Quindi ora andiamo ad accendere assolutamente il totem. Non se ne devono accorgere, a parte che... Ok. Questo lo regrediamo adesso. Tra l'altro non so quanto sono di video, sinceramente. Non la salvano? Non la salvano veramente? Spacchiamo questa giusto per rompere i coglioni. Adesso me la campero, non mi interessa, non vedo perché non dovrei camperare. Mappa pro survivor. La fa morire, la fa morire. Chissà su quale gen sono. Questo l'ho scalciato da poco, ma mi sa che sono qua. No, questo è un altro. Qua potrebbe esserci qualcuno. Dite che no, dai. No. Roa. Qua nei dintorni però poteva sì esserci qualcuno. Eventualmente proviamo ad andare anche agli altri gemba. Che è meglio. Gli hanno fatti bene i gem. Là, hanno sbagliato. Hanno sbagliato uno skill check là. Non me ne ero accorto. Chissà da quanto tempo c'era lì il totem bianco. Guarda, ci sono altri totem bianco lì. Che lo accendo pure così hanno anche la penalità alla velocità di guarigione. Vedete che c'è due sulla competenza. Infettiamolo. Guardate come si cagano addosso, minchia. Beh, giustamente sono rimasti in due, vabbè. Che poi non... Potrebbero fare un gen in due, non capisco perché non lo fanno. Magari stanno facendo quello, però. Quello là. Ragazzi, non dipende da me. D'altronde la partita diventa più lunga se stanno nascosti. Questa partita qua può durare un bordello. Se tanto me da tanto. Giusto per. No. Cioè, che senso ha non provare a fare i gen arrivati a sto punto, mi chiedo io. Sono qua. Roa! Brava. Non se la frego. Guardate sta. No. Qua ho sbagliato completamente. Quello è un grave errore. Quello è un grave errore da non fare. Qua non c'è più il pallet. Non c'è più il die hard, no? No. Ria. Quello là è nascosto, cazzo. Chissà dove cazzo è nascosto poi. Qua ha un gancio. Questo è il secondo gancio, o terzo. Primo gancio. È qua. No, pensavo fosse qua. Ha salvato. Hanging go.
Vediamo. Sotto, dite? Sotto. Guardate dove okay, era in alto. Se poi a riprenderli, minchia, quando sono lontani ce ne vuole. Al pallet. Dove cazzo è andata? Me la son persa. Probabilmente sotto. Questo è un problema, vedete, ora non ho pozzi della corruzione, quindi sono un po' in stallo, perché ora che l'infetto è tutto. Ah, un'altra cosa, io ho infettato il gen. Qualora il survivor, vedete quello lì in alto, se va a farlo, vedete che si infetta e quindi capite a quale gene è andato in questo caso, se infettate solo questo. Se lo tocca, appunto vedete la sua icona verde, no? Che vi segna che si è infettato. Buongiorno. E i pallet stanno finendo, ragazzi. Ho ancora sbagliato, ma vedete come camperano i pallet. Sono ridicoli perché tanto li finiscono i pallet. No, stavolta non l'ha camperato. Ma l'hai capito? Però questo comunque, sì, non che ci voglia molto a luppare. Tira, tira, tira i pallet. Tira, tira pure tutti i pallet che ci sono nella mappa. Cioè, guardate sto loop, ragazzi. Capite che questo, ad esempio, è illegale? Per un killer, anche bravo, è illegale, guardate. Perché io ora che arrivo al pallet, lui dopo me lo tira. Glielo devo far tirare, guardate. Cioè, capite quanto è illegale? Questo va tolto. Questo lo sviluppatore lo deve assolutamente togliere. Questo come anche altri loop. Assolutamente li deve togliere. Perché va bene che il survivor deve far tempo. Deve far perdere tempo al killer. Ma qua dov'è la bravura? Qua non è bravura. Qua basta correre. Ria ria. Qua basta correre. Basta correre. Anche mia nonna riesce a fare sta roba. Cioè, se gioca mia nonna riesce a tenere in loop il killer, ragazzi. Cioè, non è che ci voglia molto, eh. Non hai, vedete, non hanno più pallet, cosa fanno? Un cazzo. Dai, tira il die hard. Arria, arria. Cioè, capite, io non mi voglio incazzare, però le cose che non vanno bene nel gioco vanno sistemate, perché mettere dei loop così lunghi non ha senso. È giusto che li abbiano, è giusto, ma non così, no? Così esagerato. E adesso questa, sicuro, si trova la botola. Si trova la botola e scappa. Il problema è che la botola potrebbe spawnare o sotto o sopra, non lo so dove. Può uscire sia sotto che sopra, ragazzi, la botola. Ci scommetto le palle che la trova. Oh, guardate, guardate, cioè, ma vi rendete conto? Ma di cosa stiamo parlando? Questa cosa ha fatto? Ha scappato con la botola. Infatti sapete cosa farei io. Però ovviamente il killer non deve essere cancro, nel senso che se uno, se io l'avrei buttata giù, a lei non poteva prendere la botola, ci doveva andare di culo. Devono fare che per aprire la botola devono avere una chiave, la chiave appunto, e devono fargli skill check, sennò così è troppo facile. Cioè, veramente, non va bene. Le cose vanno sistemate su sto gioco. Comunque, sono riuscito a farvi vedere, secondo me, appunto, due build interessanti per quanto riguarda la malattia. Forse più efficace la prima, eh. La prima è molto più efficace. Questa poi, vabbè, mi sono dimenticato di accendere il totem e quindi hanno fatto un po' di gem poi. Arria, arria. Allora, qua eventualmente poi vedete voi gli accessori con questa build, potreste mettere benissimo quella che vi ho fatto vedere prima, questo, che aumenta l'efficacia della purificazione beta del 40%, eventualmente
Con questo l'avevo messa io. Potreste provarla con questa. Aumenta la velocità dei getti di vomito. Quindi magari del 10% non è poco. Quindi lo spara più veloce e colpite prima il survivor. Quindi qua per intenderci. Comunque ci sono una marea di set da poter fare. Qua invece questa così è buona. Però eventualmente se tanto hanno già la penalità del 30% in questo caso, quando sarà livello 3 pentimento, sarà 30% lì. Io toglierei magari Tanatofobia, ragazzi, e lì sapete cosa potreste piacciarvi, giusto per fargli perdere tempo? Rovina. Rovina o boh, Discordia, magari per sapere dove sono a fare i gen. Bene, ragazzi, spero che anche questo video di Dead by Daylight vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Bella lì.